Stai per ascoltare un nuovo racconto breve dal podcast Storie sotto le stelle. Invitiamo famiglie e amici di tutte le età a riunirsi sotto il cielo notturno toscano, pronti a lasciarsi trasportare da magici racconti brevi, adatti ai bambini e a chi è giovane di cuore. Qui inizia una fantastica avventura, un regalo per tutti i sognatori in cerca di incanto, meraviglia e saggezza. Questa è la versione originale in italiano. Adesso facciamo tutti silenzio. La storia sta per iniziare. Pedalando verso le stelle. Un bel giorno, nelle piazze della città di Ciclopoli, si videro dei grandi cartelloni che pubblicizzavano una corsa in bicicletta. Tutti potevano partecipare, da 0 anni in su. Non c'erano molte informazioni, ma si suggeriva agli interessati di rivolgersi all'associazione Biciclette con le Ruote, locata in via dei Manubri numero 8, dietro al parco giochi. I cittadini si informarono. La partenza era prevista per il primo sabato di giugno dal piazzale dell'Osservatorio Astronomico, accanto alla biblioteca comunale. L'arrivo era sulla cima della Collina dei Sogni e in premio una stella per tutti coloro che avrebbero tagliato il traguardo. Le iscrizioni erano già iniziate ed ovviamente erano gratuite per tutti. Molte furono le richieste di partecipazione. Si faceva un gran parlare dell'evento e tutti gli abitanti di Ciclopoli, animali compresi, volevano dare una mano. I volontari certamente non mancavano. Finalmente il giorno della partenza arrivò e la città si trasformò in una grande festa. Si sentiva un gran chiacchiericcio dai balconi delle case e persino dalla cupola dell'osservatorio astronomico, dove alcuni abitanti erano saliti per assistere alla partenza. Gli spettatori da ogni dove incitavano i partecipanti alla gara. Ai tricicli furono legati dei piccoli aquiloni dai colori vivaci, per non perdere di vista i ragazzini. Nel parco giochi, dove c'era il teatrino stabile della città, le marionette si affacciarono per guardare a loro volta lo spettacolo. I fili si misero in movimento e un battito di mani riempì l'aria. Le campane delle chiese suonarono a festa. Tutti i partecipanti erano pronti al via con bici, monocicli e tricicli e tutti insieme formavano un vario e numeroso gruppo. La partenza avvenne nonostante la grande confusione. Per fortuna, alcuni cerbiatti prestavano servizio lungo il percorso della gara. Avevano un megafono e indossavano una cuffia speciale, che funzionava con trasmissione vocale per comunicare fra di loro. Delle nuvolette a spasso nel cielo sereno facevano da assistenti di gara volanti, disegnando delle frecce che indicavano la strada ai corridori ad ogni incrocio. Poco dopo la partenza, un cerbiatto prese il megafono. «Attenzione, attenzione! Il nonno con la giacca verde ha bucato!» Tutti si fermarono ad aspettare che la ruota fosse riparata. Poco dopo, un secondo cerbiatto. «Fermi tutti! Il ragazzino con i pantaloncini gialli deve fare la pipì!» Un'altra mini fermata e poco più avanti, la prima sosta di rifornimento. Panini, dolcetti e frutta erano già pronti per essere distribuiti e tutti erano in fila per rifocillarsi. Dei fiori dal gambo lungo che indossavano grembiuli multicolore servivano i ciclisti man mano che arrivavano. Dopo un gran mangia e bevi, si ripartì di gran carriera. Un piccolo leprotto stava correndo fra i cespugli ai bordi della strada ed ecco che un ragazzino con la maglietta viola, curioso com'era, uscì dal percorso di gara per inseguirlo. Il cerbiatto nelle vicinanze prese il suo megafono. «Nuova comunicazione! Stop, fermi tutti! Un ciclista è andato al di fuori del percorso!» Si affrettò a raggiungerlo e lo riaccompagnò sulla strada. Di nuovo tutti in sella. «Pedala, pedala!» Giunsero al grande prato della felicità pieno di fiori, dove i nonni si persero dietro le farfalle e i bambini si sdraiarono a riposare. Il tempo passava. «Corriamo, corriamo! La cima è ancora lontana!» dissero i nonni. Gufi, marmotte, scoiattoli e martore iniziarono a seguire i corridori incitandoli. Intanto il cerbiatto in avanti scoperta. Aiuto, la nonna con la gonna rosa è caduta. Ma per fortuna niente di rotto e la corsa riprese spedita. I ciclisti più veloci arrivarono contenti per primi in vetta alla Collina dei Sogni nel primo pomeriggio.
Il resto del gruppo giunse al tramonto, quando faceva già buio. Era più tardi del previsto e a quel punto non si poteva tornare in città. Come potevano passare la notte lassù? Non avevano rifornimenti e tantomeno coperte e sacchi a pelo. Gli animali che erano al loro seguito capirono il problema e dal casolare più vicino procurarono latte e formaggio per tutti. Mangiarono in abbondanza e, stanchi, si sdraiarono sul prato intorno alla cima dopo aver parcheggiato le biciclette. Era un po' freschino, nell'aria notturna un grande brusio. Le stelle stavano decidendo il da farsi. Si presero per mano e trasformarono il cielo in una grande coperta. Che meraviglia! Un tepore avvolse tutti i ciclisti che si addormentarono. Improvvisamente, mentre tutto sembrava tranquillo, prima un lampo, poi un tuono e un soffio potente come provocato dal respiro di un gigante dall'alto della collina. Niente paura, è solo l'allarme antifurto automatico per svegliare i ciclisti addormentati. Svegli e con le orecchie ben tese ad ascoltare, sentirono uno strano tintinnio che proveniva dal parcheggio gratis dietro la curva. Questo creò uno scompiglio tra i partecipanti alla gara, che saltarono in piedi e corsero verso il parcheggio, facendo in tempo a vedere delle gazze ladre. Ma proprio ladre davvero. Ladre di biciclette. Avevano infatti appena rubato loro molti pezzi, bulloni, campanelli, catene, manubri, cerchi e raggi, portandoli via in volo. Che disastro! E adesso che facciamo? I cerbiatti non si persero d'animo e con i loro potenti mezzi a disposizione inviarono un SOS a un anziano falegname e anche fabbro del villaggio vicino. Ricevuto il segnale, non esitò un istante e partì per il soccorso con la sirena accesa sul suo furgoncino da lavoro. Prima dell'alba tutte le biciclette, monocicli e tricicli di ogni sorta erano stati con destrezza e velocità riparati, al meglio che la situazione permetteva. Ma fatto sta che dal primo all'ultimo i ciclisti poterono ripartire alla volta di Ciclopoli. I loro mezzi rimessi come fosse possibile, saltellando e zoppicando in qua e là, andavano giù per la discesa e tutti ridevano a crepapelle. Che gran divertimento! Ognuno portava con sé il premio promesso in ricordo della gara ciclistica sulla collina dei sogni. Una stella luccicante ed anche un pezzetto della coperta fatta di cielo della notte precedente. Le gazze ladre? Beh, da anni stavano lavorando alla costruzione delle loro biciclette e la gara con pernottamento sulla collina offrì loro un'opportunità da non perdere. Le loro bici furono completate e quella sera stessa vennero viste pedalare verso il tramonto e sparire all'orizzonte. Speriamo che tu abbia apprezzato questo episodio del podcast Storie sotto le stelle. Se questa storia ti è piaciuta, aggiungi questo programma ai tuoi podcast preferiti e condividi il podcast Storie sotto le stelle con amici, famiglia e colleghi. Se rappresenti un'azienda interessata a collegare il tuo marchio a questo show e al suo pubblico, visita itspmagazine.com per scoprire come sponsorizzare uno o più dei nostri canali podcast. Ci auguriamo che tu ritorni per ascoltare altre storie e che ci segua in questo fantasioso viaggio. Se desideri leggere questa e numerose altre storie in italiano e in inglese, visita storiesottolestelle.com. A presto!